stamani con Rottv Italia mi trovo qui all'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Napoli e sono con la docente italiano Germana Saccardi. Oggi è il 27 gennaio e ricorre una giornata che io credo sia quella più importante di memoria per quello che è stato lo sterminio più grande, più infame, più terribile che ancora oggi soltanto a ricordarlo fa male al cuore e al rispetto delle persone. Sì, io credo che questa sia una giornata importante, ma sia una giornata importante soprattutto perché deve essere un invito che diciamo noi docenti, noi insegnanti dobbiamo fare un po' ai nostri ragazzi affinché quello che è avvenuto possa essere un ammonimento, possa in realtà essere visto come un insegnamento per stare attenti nel presente, perché in realtà io cercherò di far capire in questa giornata attraverso una serie di letture specifiche come le idee di Hitler, le idee che vengono messe in campo nei campi di concentramento e poi nei campi di sterminio sono in realtà idee che circolavano in Europa a fine Ottocento. In realtà il progetto di una razza pura era qualcosa che velatamente si nascondeva nelle idee di eugenetica che circolavano già a fine Ottocento e circolavano in paesi insospettabili quali l'Inghilterra, quali la Francia o gli Stati Uniti d'America. Quindi in realtà Hitler non ha fatto nient'altro che applicare in maniera molto lucida, in maniera molto anche efficace, un progetto di pulizia etnica che in maniera molto più sottile, più subdola, circolava già in quegli anni. Allora io in realtà cerco un po' di riflettere su come nasce l'idea del campo di sterminio, cerco anche di leggo la testimonianza di Primo Levi. Primo Levi, durante un'intervista in una scuola, perché ricordiamo che appunto Primo Levi, oltre ad aver scritto uno dei libri più rappresentativi, però finché fu in vita fu disponibile ad incontrare le scolaresche per parlare della sua esperienza. Beh, Primo Levi diceva: in realtà è difficile comprendere il fenomeno dell'odio nazista nei confronti degli ebrei, e lui diceva forse non è importante comprendere, perché comprendere significa un po' giustificare. Quello che invece possiamo cercare di conoscere e di capire è dove nasce questa idea, e quindi ripercorre un po' le tappe dell'antisemitismo e nello stesso tempo poi invita anche i ragazzi a dire state attenti, perché adesso noi siamo bravi a scandalizzarci, a dire come è stato possibile, però quando Hitler affermava determinate cose, determinate idee, beh, veniva applaudito, veniva venerato, veniva adorato, e quindi stiamo attenti perché i falsi profeti, dice Primo Levi, esistono in realtà in tutti i tempi. Quindi a me sembra che l'insegnamento più grande di questa giornata possa essere ancora una volta invitare i ragazzi a non perdere mai la capacità di discernere, di valutare da soli, autonomamente, senza farsi condizionare dai lavaggi del cervello che sono presenti in realtà in ogni epoca. E infatti concludo questo incontro si concluderà con una riflessione su quelli che sono i muri di oggi, le intolleranze di oggi, e quindi leggo alla fine la poesia di una poetessa appunto somala che ci invita a riflettere sul fatto che nessuno lascerebbe la propria casa se non fosse costretto, e quindi è un invito a a non ergere muri nei confronti del problema più urgente che viviamo noi oggi, che è quello dell'immigrazione. Io la ringrazio, perché farlo nelle scuole significa avere un giorno della memoria tutti i giorni.
quindi grazie infinite. Sono qui nell'Aula Magna con Gaetano Esposito, un alunno dell'Istituto Tecnico Augusto Righi, e hai un libro bellissimo, un libro che credo che sia tra i più belli in assoluto di Primo Levi, Se questo è un uomo. Oggi è una giornata particolare, importante. Giornata della memoria. Giornata della memoria in cui ricordiamo, diciamo, i fatti che sono accaduti nel 1940, già. Se, diciamo diciamolo, lui è molto emozionato come altri, anche perché tra un po' però, ha detto alla lettura, quindi sì. Anche se gli altri sono amici tuoi e ci sono gli insegnanti, sei emozionato per la valenza di questa giornata, per quello che è stato fatto? Vabbè, abbastanza emozionato, diciamo, perché la prima volta, giustamente un po' di emozione c'è a leggere di fronte abbastanza persone. E poi non è neanche un argomento piacevole, diciamo. Gaetano, oggi si usa tanto ed è di moda farsi tatuaggi, no? Ci si tatua i nomi dei calciatori piuttosto che degli attori, o si fa. Invece nel periodo di quello che è stato la persecuzione agli ebrei con quello che ha fatto Hitler, il tatuaggio aveva un simbolo diverso, una valenza dolorosa, era un numero, non si erano persone ma numeri. Questa cosa, quando l'hai scoperta, che cosa ti ha portato a pensare? Beh, l'ho scoperta alle elementari, diciamo, cioè, perché già parlavano di questi fatti. Se io devo pensare, diciamo, un commento a pelle, diciamo che è brutto. Si perde l'identità, visto che non erano nomi, tatuavano dei numeri, la stella ebrea, diciamo, per distinguerli. Quasi come se fosse un peccato essere ebreo. Esatto. Quindi con grande emozione sto a leggere? Sì. Grazie. Sono qui all'interno della biblioteca dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Napoli e la vicepreside Maria Luisa Papagni ci ha concesso proprio un piccolo cameo. L'importanza di giornate come questa, 27 gennaio, Shoah, memoria, uno sterminio che non ha avuto eguali. Ne parlavamo prima proprio con dei giovani e con lei, sì, dell'utilizzo del tatuaggio. Certo, come praticamente nel tempo sia cambiato questo utilizzo, perché oggi i ragazzi si stanno a tatuare il nome della ragazza, il nome del ragazzo, della mamma alcuni, del giocatore, e invece prima c'era questa sorta di tatuaggio che era un numero che annullava totalmente la personalità. Annullava totalmente la persona, no? Così come diceva Primo Levi, se questo è un uomo viene annullata totalmente la dignità della persona. La scuola, soprattutto questo istituto, insomma, è molto sensibile all'argomento. Sì, diciamo che noi da anni, soprattutto avendo questa bella biblioteca a disposizione, l'anno scorso appunto c'è stata una lettura di brani fatta dai ragazzi qui in biblioteca. Quest'anno invece abbiamo cambiato la location, siamo andati giù nell'Aula Magna e oltre alla lettura c'è appunto la visione di alcuni filmati. Io voglio dire una cosa, l'ho sempre proposto anni fa, diversi anni fa, purtroppo diversi, troppi, con alcuni ragazzi. Noi siamo andati nel campo di sterminio di Auschwitz, io ci sono stata anche l'anno scorso e devo dire che è stata veramente una cosa che ti lascia il segno, delle emozioni veramente molto forti che secondo me i ragazzi dovrebbero vivere. Infatti io lo propongo ogni anno di andare a fare come viaggio di istruzione, di andare praticamente a Cracovia, che è carinissima, e poi andare ad Auschwitz, perché vedere quelle montagne di capelli, quelle montagne di scarpe, di valigie, veramente ti fa vedere dal vivo che cosa è stato e ti fa capire appunto che non bisogna dimenticare. Allora, noi per non dimenticare la ringraziamo, io a nome di Rottv Italia e a nome, grazie, di tutta la redazione, a voi per averci dato questa opportunità, grazie veramente di tutto. Io invece dico grazie a voi che fate queste cose bellissime, ai nostri docenti, partecipi, sinergici, e a questo punto li salutiamo e andiamo giù in Aula Magna, perché anche per noi significa fare memoria e la memoria la facciamo tutti i giorni. Grazie.